Ciao readers, oggi voglio parlarvi di qualcosa che non ha a che fare con i libri, ma comunque con quella che è la mia vita, il mio tempo. 10 anni fa ho preso la decisione di intraprendere un percorso nel volontariato e mi sono iscritta all'associazione Abbio Napoli. Abbio Napoli, che si è unita 20 anni fa, quasi 21, al movimento Abbio, che esiste da oltre 40 anni in Italia, è un'associazione che si occupa di portare i sorrisi ai bambini in ospedale. Essere volontario Abbio vuol dire trascorrere 3 ore a settimana in compagnia dei bambini nei reparti di pediatria, giocare con loro in ambienti ad hoc, quando si ha la fortuna di avere a disposizione delle ludoteche, spesso anche solo nelle stanze di degenza, e dedicare loro tempo, sorrisi ed attenzioni. Da circa un anno, data la situazione di emergenza per Covid, l'attività in ospedale ha subito un non brusco arresto. Ma pur non potendo garantire le solite ore di gioco fisicamente accanto ai bambini in ospedale e alleggerire la loro degenza, portare dei sorrisi, di gioia e allontanare il timore dell'ospedalizzazione, Abbio si è attivata con tantissime attività a distanza. Noi di Abbio Napoli abbiamo realizzato alcuni progetti, c'è il fantastico mondo di Nabiolandia, attraverso cui periodicamente vengono condivisi dei video con delle favolette, e i bambini da casa, i bambini delle pediatrie possono partecipare attivamente continuando la storia, facendo dei disegni sulla storia che hanno ascoltato, visto sulle nostre pagine social, canale YouTube, sulla nostra pagina pubblica Facebook, sul nostro profilo qui su Instagram. È possibile trovare dei contenuti di gioco, dei video creativi per intrattenere i bambini da lontano. Pur essendo quindi cambiato il modo di fare volontariato e pur avendo davanti un'incognita, tra virgolette, di quella che sarà la modalità futura di partecipare con le nostre iniziative e con i nostri progetti alla vita attiva del volontariato in ospedale, quello che non è cambiato è il modo di sentirsi volontario Abbio, perché sentirsi parte di un gruppo, parte di un movimento, parte di una realtà che gratifica noi in quanto persone, e ci gratifica ricevere dai genitori, dai bambini, tanti sorrisi e tanti ringraziamenti. Sono tantissime le richieste che in questi mesi sono arrivate di persone che hanno il desiderio di diventare volontari, che sono soltanto in attesa del momento opportuno per poter tornare. Noi abbiamo sempre bisogno del vostro aiuto, del vostro sostegno. Perché potete farlo, potete aiutarci con la donazione del 5 per 1000, potete aiutarci, sostenerci con libere donazioni, potete aiutarci anche semplicemente condividendo sui vostri canali social i nostri contenuti, per far sì che Abbio Napoli, ma tutto il movimento Abbio in tutta Italia, possa arrivare ad ancora più persone, a persone che non hanno avuto e non hanno oggi ancora la fortuna di conoscere questa nostra realtà. Quindi volevo condividere con voi questo momento e niente, volevo dirvi che Abbio c'è anche a distanza e che torneremo presto a giocare tutti insieme.